Buonasera, buonasera a questa serata di trasmissione di Liberi TV. Oggi è il 31 gennaio. Io sono Gianni Colacione e partiamo, come di consueto, con l'editoriale, con la virgola del direttore. Oggi, virgola, chiamiamola eretica, non me ne vorrà l'amico Paolo Izzo. E parliamo di ambienti e del movimento radicale. Non avendo fatto mistero in passato delle mie simpatie per la politica radicale e soprattutto per le idee da essa espresse, oggi vorrei fare delle riflessioni con voi, per commentare l'atmosfera che si è creata in questi ultimi tempi all'interno del movimento. Ovviamente parlando da militante, forse indegno, ma non per questo illegittimamente. Necessariamente darò per scontato, alcune cose, documenti, dichiarazioni, contenute in video che poi provvederemo ad allegare alla registrazione appunto della virgola di questa sera. E parliamo di una crisi del movimento. I sintomi di una crisi di recente si sono piuttosto acuiti e a mio parere è una lettura un po', sarebbe una lettura un po' miope, come molti vorrebbero che fosse. Quelli che appunto intravedono questa crisi soltanto in alcuni fatti recentemente accaduti e dichiarazioni. È riduttivo, infatti, secondo me, pensare che il problema sia, per esempio, una relazione di un tesoriere che in occasione di un appuntamento importante con un comitato nazionale, in questo caso di radicali italiani, ha esposto quanto era pubblico, ma non era noto, perlomeno non sufficientemente noto. È riduttivo pensare che la crisi sia ravvedibile in un articolo di uno sconosciuto che sulla base di questa riflessione, appunto delle dichiarazioni del tesoriere, ha fatto delle ulteriori considerazioni, esponendo fatti poco lusinghieri, potremmo dire, per il mondo radicale, molto circostanziati e che io sappia non smentiti, almeno ad oggi. Peraltro un articolo che con una mail diffusa da Marco Pannella ad un indirizzario di più di 40.000 persone è stato reso noto depubblicando il numero di coloro che sarebbero stati lettori se quella mail appunto non vi fosse stata. Ecco, è riduttivo pensare che sia tutto lì. Io penso che il mondo radicale viva una profonda crisi del suo assetto politico costituito di ramificazioni cresciute in modo quasi incontrollabile, forse volendo mostrare una sorta di pluralismo democraticistico, contraddetto poi da una realtà concreta che è quella di un partito carismatico. Il partito carismatico ha un suo leader che incarna una storia. Un leader che decide l'iniziativa, che controlla tutto, altrimenti non sarebbe un partito carismatico, ed eventualmente si fa aiutare da un gruppo di fedelissimi. Questo è l'assetto attuale del movimento radicale e lo è da parecchio. Sul motivo per cui un tempo questo assetto funzionava e adesso non più, si potrebbero fare considerazioni ovvie, magari dividersi su chi lo aveva detto prima, preannunciato, previsto prima di altri. Uno degli argomenti a supporto di questo tipo di impostazione è una funzione, è la funzione di garanzia che avrebbe assicurato questo appunto questo modello, ossia la figura stessa di Marco Pannella. Ma su questo non approfondisco per motivi di tempo. Il problema è, a mio parere, che oggi questo modello non funziona più. E sarebbe il caso che Marco Pannella e i suoi più vicini collaboratori, presumo identificabili con la squadra di persone così autodefinitasi all'ultimo congresso di radicali italiani, ne prendessero atto e trovassero un luogo politico dove parlarne, anche ascoltando e non solo elargendo fatue. D'altra parte, la storia insegna che i gruppi carismatici sono caratterizzati da rapporti interni. Da una parte di due tipi, da una parte di fedeltà, amore, passione, in certi casi immolazioni, martiri, oppure tradimenti, accuse di eresia, scomuniche,
drammi, espulsioni, non necessariamente con propri viri. Beh, questi sono tutti connotati che poco hanno a che vedere con i concetti liberali e laici che il mondo radicale ha sempre proposto. Non a caso, nel gruppo di cosiddetti, diciamo, ex radicali, oppure forse magari più opportunamente di radicali non più nel movimento radicale, è un gruppo molto numeroso, oserei dire anche troppo per non porsi delle domande. È costituito da persone, a volte ancora in empatia, ma comunque esterne, in empatia ovviamente col mondo radicale, altre volte molto rancorose, ma comunque attente al mondo radicale. E tra queste ultime, appunto tra, diciamo, i rancorosi, gli ipercritici e così via, secondo me non tutti sono necessariamente e agiscono con intenti distruttivi. Come sempre, poi accomunare e fare di tutta l'erba un fascio è un esercizio semplice, a volte anche comodo, però raramente è corretto. Dall'epoca della nascita, la leadership carismatica di Marco Pannella, ad oggi sono passate varie generazioni. La politica è cambiata parecchio, qualcuno sosterrà assolutamente in peggio, usando un po' come unico criterio di lettura del tempo, del presente, il perlomeno non originale come erano vecchi tempi, oggi, oppure considerazioni tipo non c'è più religione, non c'è più rispetto, i giovani tutti ignoranti, eccetera eccetera. Sta di fatto comunque sia che la politica è cambiata e certi modelli novecenteschi non sono più né efficaci né utili né attuali. Sicuramente non è utile né giusto che chi si ponga certi dubbi e ponga delle domande e faccia anche peraltro delle proposte, e ovviamente ponendo delle domande vorrebbe anche delle risposte, sia automaticamente e diciamo elegantemente stoccato nella discarica degli indifferenziati carnefici del vecchio leader, di cui attendono la dipartita per cibarsi delle sue carni e spartirsi i suoi averi. Non sarebbe diciamo ragionevole negare l'esistenza anche di costoro, che peraltro considero sistemici in qualche modo al modello carismatico, come quando nel Medioevo c'era il Papa, c'era l'antipapa. Ma l'identificazione della parte col tutto, come dicevo prima, è un meccanismo vittimistico, in questo caso propagandistico, di micro regime, assai poco mascherabile con una reazione che possa avere alcunché di politico. La retorica del martirio è un'altra cosa propria del modello carismatico. Resta, a mio parere, il fatto che il gruppo dirigente, o meglio la parte influente del gruppo dirigente, nel movimento radicale oggi è quasi interamente indifferente a certe istanze, sembra arroccato in un assedio politico e in preda alla sindrome di accerchiamento, quella che spesso fa sparare col cannone alle mosche, in preda ad un panico che porta allo sdragionamento. Tutti quanti coloro che non sono allineati, sistemici, sono comunque sia nemici, ci sta una specie di trincea che si scava, chi sta qui e chi sta lì. Basta, e non si può assolutamente instaurare una sorta di relazioni di comunicabilità. Quello che occorrerebbe subito, tanto appunto per parlare, per fare oltre che delle critiche anche delle proposte, quello che occorrerebbe subito più delle fatto interne, a mio parere, sarebbe l'individuazione di un luogo che non so bene se poi esista statutariamente, relativamente diciamo ai contenitori statutari e a ciò di cui si devono occupare più o meno in modo opportuno. In caso negativo, nel caso appunto non vi fosse, potrebbe essere un contenitore, un appuntamento extra statutario e costituente in tal caso, dove a seguito di un opportuno dibattito preparatorio su ogni livello il mondo radicale, cioè tutta la base, nel modo più ampio possibile intesa, tutti coloro che sono in qualche modo
ispiratori, o meglio, sono depositari e sono coloro che poi in qualche modo agiscono, sono sempre meno purtroppo, ma agiscono sul territorio, nelle raccolte firme, che ascoltano Radio Radicale, che parlano, che diffondono dei messaggi che sono oggi attuali perché sono stati recepiti da questa scuola radicale. Ecco, tutte queste persone in questo contenitore potrebbero pronunciarsi su una nuova forma partito. Se noi tutti, da Marco Pannella, dal metodo non violento, da questa grandissima esperienza politica che è stato il Partito Radicale, abbiamo imparato qualcosa, ebbene, in quella sede dovrebbe essere possibile darne testimonianza con autodeterminazione e decidere per una continuità di questa esperienza politica. Capisco che parlare di continuità in un partito carismatico possa apparire sacrilego già di per sé stesso, ma io, probabilmente da laico integralista, ritengo che le idee, in tal caso le buone idee, quelle che Marco Pannella appunto ci ha fatto conoscere, meritino un futuro oltre Marco Pannella. Il tutto affinché affermazioni che ho letto e ho sentito, tipo se siete qui è solo grazie a Marco Pannella, quindi con intento di tacitare qualsiasi tipo di critica per dire poi alla fine insomma non sareste stati nulla senza Marco Pannella, ecco, affinché queste affermazioni non suonino come un epitaffio ma una premessa per una scuola di cultura politica che ritengo non abbia esaurito il suo ruolo in Italia e neanche nel mondo. Questo è quello che volevo comunicarvi, speriamo che si accenda anche un po' di dibattito in seguito a questo mio consueto vaniloquio, che devo dire la verità, in diretta mi mancava un po' da un po' di tempo con voi, che per quanto pochi siete molto importanti ovviamente per me e per Libri TV. Io a questo punto ringrazio la regia per questa diretta, la regia di Donato Volpicella, come ogni venerdì, che Silente agisce dalla Puglia, mandando sia le dirette sia le registrazioni. Ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostenta da sola come può, e sarebbe utile che voi vi iscriveste per dare un contributo di idee oltre che un contributo economico, e per farle molto semplice sul sito si può fare rapidamente perché è stato semplificato la procedura, e vado a illustrarvi il palinsesto di questa sera. Dopo la virgola ci sarà alle 20.45 circa lo spazio Società Libera, condotto appunto come di consueto da Marco Marchese. Questo appuntamento con Società Libera vedrà appunto, ci sarà una conversazione con Andrea Bitetto, del consiglio direttivo di Società Libera. Su Società Libera potete informarvi, abbiamo parecchi video su Libri TV e abbiamo seguito degli eventi che ha promosso, che insomma di cui è stata ispiratrice. Alle 21.15, per quanto riguarda Spazio Live, antispecismo in azione, una conversazione con Claudio Pomo di Essere Animali, associazione antispecista, attivismo in difesa di tutti gli animali. Questo è uno spazio di consueto curato da Giovanna Devitag, segretario dell'associazione radicale antispecista parte in causa. È un collegamento questo che si preannuncia un po' problematico, speriamo di riuscire. Se ci saranno problemi, questo palinsesto che io vi sto illustrando potrebbe subire magari qualche avvicendamento o qualche mutazione nel corso d'opera che decideremo appunto. Alle 21.45 in diretta lo spazio economia e mercati, open market, e commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari a cura di Alfredo Pauciulo, e appunto sarà un altro appuntamento in diretta. Alle 22.15 invece registrato un appuntamento a tavola con i libri, i principi della matematica rivisitata di Jaakko Hintikka. Giancarlo ci diciamo è quasi un trainer che ci fa fare esercizi di pronuncia con questi autori veramente, almeno per quanto riguarda me, difficilissimi. Questo appunto è questo libro, Principi della matematica rivisitata, l'edito Evrin Parigi del 2007. E queste sono appunto le note di lettura a cura di Giancarlo Calciolari, che potremo vedere dalle 22.15, sempre fermo restando che tutto questo palinsesto sia, come io
realizzata appunto come io ve l'ho proposto. Alle 22.40 prevediamo la fine delle trasmissioni. A questo punto io vi ringrazio per avermi seguito, ringrazio tutti coloro che seguiranno in diretta la virgola appunto di oggi e restituisco la linea alla regia. Continuate a seguirci. Grazie.